Con Carla siamo in un costante flusso creativo, è difficile interromperlo. Dopo Parlami d'amore ci siamo trovati così tanto bene che già mentre stavo montando, finendo di costruire l'ultimo film, appunto Parlami d'amore, lei stava già iniziando a scrivere Un altro mondo. Per cui mentre io stavo finendo il mix, intanto sotto banco rubavo i primi stralci del suo libro ed entravo dentro il mondo appunto di Andrea, di Livia, di Charlie. È stato praticamente impossibile non desiderare di andare avanti, non sognare immediatamente di farne un film. Carla e io funzioniamo in un modo molto costruttivo. Lei ha un modo di costruire le storie, di pensare delle storie che secondo me uniscono la bellezza di personaggi unici, che quindi non vogliono essere necessariamente un'immagine di una generazione, perché sono unici, speciali, particolari, con un enorme mondo interiore, però uniscono quei personaggi a delle dinamiche e a delle storie che secondo me sono assolutamente invece universali, come è per esempio la storia di Un altro mondo. Essendo un libro così ricco e così anche pieno di dolore, ma anche di sorrisi, insomma, che ha tantissimi ha un'alchimia molto speciale, aveva moltissime sfumature. Io avevo anche paura di non saperlo dirigere, per cui in realtà l'avvicinamento a Un altro mondo è stato un colpo di fulmine a cui è seguito poi un'infinità di paure, di dubbi, di incertezze che ci hanno portato poi a una scrittura molto lenta. Abbiamo impiegato quasi un anno e mezzo, se non sbaglio, alla fine tra l'inizio della sceneggiatura e la consegna ufficiale, il via. Sì.